Santo. Amen. Benvenuti carissimi fratelli e sorelle a questo triduo in preparazione al Santo Natale. Ormai siamo alle porte del Natale, mancano soltanto 3 giorni perché possiamo vivere degnamente e pienamente questa grandissima festa della nostra salvezza, della nostra liberazione. Quando Dio, il Dio creatore di ogni cosa, il Dio onnipotente, si è fatto carne, è venuto ad abitare in mezzo a noi, a vivere con noi, ad essere il Dio con noi, è venuto ad insegnarci a vivere da veri figli, è venuto ad aprire la strada dell'amore, della gioia, della felicità piena. E non possiamo che avere un cuore traboccante di gioia, di gratitudine, di speranza, perché Dio è con noi, Dio è venuto e vive in mezzo a noi. E allora tutto è possibile, fratelli e sorelle. Niente è impossibile a Dio. Addirittura ha assunto la nostra natura umana per essere con noi, per essere il Dio con noi, vicino alla nostra debolezza, vicino alla nostra povertà. Ha sperimentato tutto questo nella sua pelle. Vero, Sor Desiree? Certamente. Ecco, è proprio questo che vogliamo pregare insieme, vogliamo invitarvi a vivere questi 3 giorni in unione con i santi carmelitani, i nostri dottori del Carmelo, no? Dottori della Chiesa, che ci portano nella loro spiritualità anche a vivere questi momento forte di Natale, no? Come diceva Sorella Paola, il Natale cos'è? Innanzitutto è l'incarnazione del Verbo, ecco. E i nostri santi ci portano proprio a vivere profondamente questo mistero. Perciò oggi noi vogliamo introdurre questo triduo, vivere questa giornata insieme a Santa Madre Teresa. E ora Sorella Paola ci dirà come mai Santa Teresa, perché sappiamo che magari Santa Teresina del Bambino Gesù avrà avuto qualche devozione al Bambino Gesù, però Santa Teresa, la grande, così conosciuta, come mai anche lei era devota del Bambino Gesù? Ma Sorella Paola ci spiegherà un poco questo. Sì, come ha detto Sor Joselena, questa tradizione nel Carmelo è molto forte, della devozione al Bambino Gesù, al mistero del Natale. E Santa Teresa, nella sua vita, ci sono tantissimi episodi dove possiamo vedere, possiamo notare chiaramente questa sua devozione, questo suo amore immenso verso Gesù Bambino.
verso il Divino Bambino. E vi racconteremo soltanto qualche cosina, perché è impossibile parlare di ogni episodio, no, dove lei ci mostra questa sua devozione, ma c'è uno molto forte, magari il più conosciuto, penso, no, verso la devozione del Bambino Gesù nella vita di Santa Teresa, che è stato, ci è stato tramandato a voce, ma almeno nel mio punto di vista io non ho nessun dubbio che sia davvero successo. Tanto era l'intimità e la familiarità che Santa Teresa aveva con Gesù Bambino. Allora, si racconta che una volta nel Carmelo dell'Incarnazione lei aveva perso un mazzo di chiavi, le chiavi del monastero, e stava a cercare queste chiavi, no? La cercava da ogni parte, negli angoli, nei corridoi, nel chiostro, nelle scale, e a un certo punto lei stava davanti ad una scala e vede una luce, e avvolta da questa luce vede un bambino, avvolto dalla luce vede un bambino con le braccia aperte che la sorride, e lei tutta sorpresa lo guarda così, non come per dire mio Dio, che sta succedendo, e questo bambino gli chiede a lei addirittura: chi sei tu? E Santa Teresa, tutta commossa, perché a quel punto già aveva capito chi era il bambino, risponde: io sono Teresa di Gesù, la sua indegna serva. E chiede lei pure a questo bambino: e tu chi sei? E questo bambino le risponde: e io, il mio nome è molto simile al tuo, io invece sono Gesù di Teresa. Allora, questo racconto penso che sia una cosa emozionante, sorprendente, perché possiamo capire la profondità di questo colloquio, la profondità di questa appartenenza, la proprietà con cui loro si parlano, nel senso: io sono tuo e io, tu sei mia, nel senso: io sono Gesù di Teresa e tu sei Teresa di Gesù. Allora, mio Dio, avere questo colloquio con Dio è una cosa straordinaria. E questo, come abbiamo detto, è uno dei tanti episodi della vita di Santa Teresa dove possiamo vedere questa intimità, questa familiarità con questo bambino divino. E qua vi faccio vedere questa piccola immaginetta dove Teresa sta con Gesù Bambino. Anche nel Carmelo dell'Incarnazione, fino ad oggi, si può vedere la scala dove dicono che è successo questo episodio nella vita di Santa Teresa. Altri episodi che possiamo sentire, no? Anche da Santa Beata Anna di San Bartolomeo, che ha vissuto con Santa Teresa, è stata la sua segretaria, poi è stata mandata da lei a fondare il Carmelo da tante parti. Lei dice che Santa Madre Teresa, ogni volta che doveva fondare un monastero, portava con sé l'immagine del bambino Gesù. Alle volte anche nella strada, nel carro, a cavallo, lei stava a coccolare questa immaginetta, proprio come, cioè, come un bimbo, lo vedeva proprio, aveva questa intimità. E sappiamo anche che tante volte questo bimbo si è fatto in carne per far sentire a Teresa che era molto gradito questa sua devozione. Si dice che Santa Teresa diceva alle sue figlie: guardate, per fondare un Carmelo ci vuole soltanto tre cose: una casa in affitto, un'immagine di San Giuseppe e una del bambino Gesù. Tutto il resto queste due lo faranno. Quindi toccava Gesù Bambino fondatore, così lo chiamava, e fino ad oggi ogni nostra comunità, ogni Carmelo viene fondato e portato un'immaginetta di Gesù Bambino, no? Che è il piccolo re così conosciuto nel Carmelo. Un'altra cosa che è successo, che è molto carina pure, che Santa Teresa, cioè, già abbiamo detto che lei ogni monastero portava un'immaginetta di Gesù Bambino che diventava il centro della comunità, no? E quella immagine di Gesù Bambino, quella statuetta,
del Carmelo di Toledo, no? Quando Santa Teresa vai via di Toledo, lui, siccome sapeva che era l'ultima volta che la vedeva, perché Teresa dopo questo doveva morire, quella statuetta prende i carri e inizia a piangere. Dicono le monache che ha pianto per tutta la giornata. Quindi, ecco, è qualcosa di tremendo, diciamo, no? E allora il desiderio che abbiamo, raccontandovi tutti questi piccoli accenni della vita di Santa Teresa, prima di tutto è dirvi, ecco, dobbiamo anche noi vivere questo Natale in questa intimità profonda con questo Dio che si è fatto carne. Ecco, noi abbiamo solo l'opportunità di vedere le immaginette, le statuette, però è vero il mistero che è successo, no? È successo 2000 anni fa, però si rinnova ogni anno. Se la Chiesa ci fa celebrare, non è per ricordare, ma è per vivere, è per rivivere pienamente. Quindi Gesù si fa carne oggi, in questo Natale, per me e per te. E allora per questo dobbiamo prepararci, no? Profondamente per vivere questo mistero. Ecco, fratelli carissimi, in questo momento possiamo anche noi fare la nostra preghiera per poter vivere davvero bene questo grande mistero d'amore. Vogliamo fare la nostra preghiera universale, pregare per tante persone che magari non avranno questa opportunità di prepararsi degnamente per vivere il Santo Natale, che non avranno questa opportunità di viverlo davvero. E allora possiamo unire i nostri cuori, le nostre intenzioni in questo momento per pregare, per raccoglierci in preghiera, in modo che la nostra preghiera possa diffondersi in tanti cuori, in tante vite che magari non hanno più speranza, che sono tribolati da tante prove in questo momento. Io vorrei pregare insieme a voi per tutte le persone malate, per tutti coloro che passeranno questa grande festa negli ospedali di tutto il mondo, per tutti coloro che saranno intubati in questo Santo Natale, in questo giorno santo, per tutti coloro che sono nelle intensive, che stanno correndo rischio di vita, che stanno davvero male, che hanno dei dolori atroci, per tutti coloro che saranno soli in questa notte santa, per tutti coloro che sono nei carceri di tutto il mondo, che sono di un modo o di un altro abbandonati a causa di tante situazioni. Vogliamo chiedere, Signore Gesù bambino, Tu che sei il Dio con noi, Tu che sei il Dio vivo, Tu che sei il Dio che si è fatto uno di noi, che si è fatto carne, che si è fatto uno di noi, per esserci vicino. Vogliamo chiedere, Signore, di farsi vicino a queste persone, di visitare ogni malato, di visitare ogni ospedale, di visitare ogni prigioniero, prigioniero fisico e anche spirituale, di visitare tutti coloro che ne hanno più bisogno, Gesù, in questo momento, perché anche per loro sia Natale, perché la Tua luce possa splendere anche nella loro vita, indipendente dalla situazione in cui si trovano. Sì, Signore Gesù, Tu che Ti sei fatto piccolo bimbo, vogliamo ricordarti anche in questo primo giorno di Trino, anche tutti i bambini del mondo, tutti i bambini piagati, i bambini sofferenti, i bambini rifiutati sin dal grembo materno. Ti affidiamo, Signore, anche i bambini abortiti, i bambini che sono venuti al mondo ma senza il calore, l'amore di una madre, di un padre. Ti affidiamo i bambini che sono nati nella povertà e nella miseria più assoluta, quelli che come te soffrono il freddo, la miseria. Ti preghiamo, Gesù bambino, per i bambini violentati, per i bambini che soffrono violenza psichica, fisica, per tutti i bambini malati, anche sofferenti, i bambini malati di cancro, di leucemia, tanti bambini negli ospedali.
O Gesù bambino, vogliamo offrirti questa generazione di piccoli bimbi perché siano guariti da te, perché conoscano il tuo amore infinito che li possa guarire da ogni dolore, da ogni trauma, da ogni paura. Ti affidiamo anche i nostri bambini, delle nostre famiglie, i nostri figli, i nostri nipoti, perché Gesù tu li possa prendere per mano, che sia tu Gesù bambino il migliore amico loro, già nella loro infanzia, possano conoscere te per vivere con te una vita serena, una vita di pace, una vita di amore, perché solo tu puoi portarci tutto questo, Gesù, e che il Natale sia per noi anche questo dono d'amore, Signore, che il Natale possa guarire le nostre ferite, che il Natale possa ridarci la gioia di vivere con te. Ascoltaci, Signore. Vogliamo pregare anche Gesù in questo momento per tutti coloro che ci seguono, per tu che ci accompagni in questo triduo, per tu che ci stai sentendo e che stai pregando con noi. Vogliamo pregare per le tue intenzioni, per le tue necessità, per i tuoi desideri più profondi. Vogliamo pregare per la tua casa, per la tua casa interiore e la tua casa esteriore. Vogliamo pregare per la tua famiglia, per i tuoi cari, per tutti coloro che tu hai nel cuore, per tutti coloro che magari sono più motivo di preoccupazione per te. Vogliamo pregare anche per i tuoi desideri più profondi, per il tuo desiderio di pace, di amore, per il tuo desiderio di bontà, di comunione. Chiediamo a Gesù che la sua luce splenda nella tua vita, splenda nella tua casa, nella tua famiglia più che mai, e che sia davvero Natale, nel vero senso del Natale, che sia davvero amore, che sia davvero comunione, che sia davvero fraternità. Ascoltaci, Signore. Ecco, fratelli, come abbiamo detto, pure tu puoi innalzare la tua preghiera a Gesù bambino, pure tu puoi pregare nel tuo cuore chiedendo a Gesù per quello che vuoi di più nella tua vita. E vogliamo finire con questo canto, dove già è Natale, dove Gesù è già nato, perché possiamo sperimentare già da allora, già da adesso, la sua venuta, la sua luce intramontabile, la sua presenza viva in mezzo a noi, la sua nascita di salvezza nella nostra vita. Il cielo è sceso sulla terra, l'Eterno ha sposato la brevità. Thank you.
per sempre. E ci vediamo domani per il secondo giorno del nostro trido in preparazione al Santo Natale con San Giovanni della Croce, nostro Santo Padre, Dottore della Chiesa. Ecco, che Dio ci benedica, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.